Se vogliamo parlare di fraternità, mi sembra opportuno farlo oggi, che è il giorno di Pasqua. Fraternità scaturisce. Sicuramente dalla gioia della risurrezione, dal dono di questa presenza del Signore che non si interrompe mai. Cioè, dal momento della sua risurrezione, questa presenza è continua e incessante attraverso tutte le situazioni. Ed è proprio questa presenza che mette in cammino anche ogni fraternità cristiana. E forse in particolare possiamo dire ogni fraternità carmelitana, in un monastero, in un convento, in una fraternità laicale, cioè è la presenza del Cristo, cioè il nostro centro, che ci mette in cammino, perché fraternità è un cammino, non è vivere un ideale, ma è vivere insieme un percorso. Alzate, principi, le vostre porte, fatevi alzare, porte eterne, ed entrerà il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore potente in guerra. Alzate, principi, le vostre porte, fatevi alzare, porte eterne. Ed entrerà il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in guerra. Alzate, principi, le vostre porte, fatevi alzare porte eterne, ed entrerà il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore delle schiere, è Lui, questo Re della Gloria. Andarono a visitare la tomba. Ed ecco
tempo vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, tenendo presente questo testo bellissimo che è La nostra vita e formula, proprio dentro questa ricchezza traboccante noi possiamo scorgere tantissime indicazioni, tantissimi segnali, tantissimi sorgenti di luce che ci aiutano a intravedere qual è un possibile cammino che insieme ci è dato di compiere. In questo anno celebriamo un centenario importante con la figura di Alberto sempre davanti agli occhi. Alberto, chiamato per grazia di Dio ad essere patriarca della Chiesa di Gerusalemme, ai diletti figli in Cristo, lì e agli altri eremiti che sotto la sua obbedienza dimorano presso la fonte sul Monte Carmelo. Ovviamente, appunto, i percorsi sono tantissimi, anche attraverso un momento di lezio come vogliamo vivere adesso, è difficile individuare qual è il cammino che vogliamo scegliere. Io mi sono provato a lasciarmi interrogare, ho provato a pensare, ripensare, per prepararmi a questo momento con voi anche così a distanza. E penso lo Spirito mi ha fatto la grazia, mi ha fatto il dono di individuare alcuni testi che possono forse aiutarci, condurci appunto in un percorso di riflessione, di contemplazione su questo tema così bello, così centrale che è il tema della fraternità nella nostra vita e formula. E i testi sono questi. Ovviamente ho preso alcuni passi degli Atti degli Apostoli. Quindi al centro della nostra riflessione avremo Atti 1, 12, 14 e poi i sommari degli Atti, quindi 2, 42, 47 e poi 4, 32, 35. Però io non faccio un'analisi dettagliata di questi testi, li tengo come fondo, noi ci appoggiamo a queste scritture che sono sorgenti vive e proviamo di lì a raccogliere delle indicazioni di cammino, come dicevo. Poi, come contenitori di questa serie di testi, io avrei individuato due salmi. Il Salmo 1, il Salmo della legge del Signore, della Torah, perché ovviamente emerge nel testo della nostra vita e formula, con quell'accenno al rimanere nella cella degli eremiti, ma anche di ogni carmelitano che ha la cella nel cuore, rimanere nella cella e lì meditare, giorno e notte, meditare la parola del Signore. Questo salmo proviamo a recuperare un paio di accenni, un paio di suggerimenti, un paio di immagini che possono aiutarci e poi l'altro salmo, il Salmo 133, che è il Salmo della Fraternità. Ecco quanto è buono, quanto è dolce e soave che i fratelli vivano insieme. Anche lì vedremo emergono due immagini molto belle e molto forti che ci aiuteranno proprio a mettere dei punti fermi, a raccogliere dei tesori per questo nostro cammino sulla fraternità. E
come riassunto di tutta questa ricchezza della parola, anche che dà il titolo a questo nostro momento di meditazione, così il Signore mi ha fatto ricordare un versetto del Cantico, dei Cantici 5:2. Questo versetto dice così: sono parole dello sposo verso la sua sposa, e lui, contemplandola, guardandola, le dice: gli occhi tuoi sono colombe su ruscelli di acque. La figura, l'immagine della colomba che richiama, vedremo, l'immagine del Salmo 1, la meditazione, il tubare della colomba, e l'immagine nostra, che è, proprio sta all'origine della nostra esperienza spirituale carmelitana, la fonte su ruscelli di acqua, richiama la fonte di Elia sul Monte Carmelo, dove noi troviamo la nostra nascita, possiamo, lì c'è il nostro grembo. Quindi a questa fonte, presso questi ruscelli d'acqua viva, noi siamo invitati a tornare, anche per riscoprire, anche per tornare a interrogarci su che cos'è per noi la fraternità, cioè stare in fraternità nel Carmelo, vivere un'esperienza di fraternità nel Carmelo, che cosa significa anche nel concreto della nostra esperienza di vita.
testi degli Atti, siamo nei primi capitoli, ci pongono in un contesto, se ricordiamo, che è prettamente post-pasquale e post-pentecoste, possiamo dire. Quindi ci accorgiamo subito che si tratta di uno spazio-tempo in cui la presenza del risorto contiene e sostiene ogni cosa. Tutta la vita della prima comunità credente si sviluppa, proprio prende la sua forza da questa presenza del Cristo risorto. Infatti, gli Atti ci dicono che dopo l'ascensione di Gesù, i discepoli ritornarono a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Il testo si dilunga con questi particolari che sono fondamentali, sono importantissimi. Cioè, questo versetto, che sembra scontato, forse anche inutile, sprigiona una forza incredibile, una luce potentissima, perché è come il segnale di partenza per questo viaggio che noi vogliamo individuare, ma è anche il carburante per compiere tutto questo viaggio. Troviamo Gerusalemme, troviamo il Monte degli Ulivi, troviamo il sabato, lo Shabbat, troviamo il cammino, la via. Cioè, sentiamo quante risonanze dentro queste parole. Ed è una via, se ci facciamo caso, percorribile nella direzione del ritorno. Il testo dice appunto così: ritornarono a Gerusalemme. Questo verbo che Luca sceglie, ipostrefo in greco, è un verbo molto bello, molto interessante, perché nasce da una radice che significa arrotolare, arrotolare, l'arrotolarsi di un volume. Quindi i discepoli si allontanano dal Monte degli Ulivi, tornano a Gerusalemme, ma questo movimento che essi compiono non riguarda il loro corpo, la loro fisicità, riguarda tutta la loro persona, tutta la loro interiorità, perché questo spostamento, questo muoversi, questo ritorno verso Gerusalemme prende forma dentro di loro in questa immagine così viva che è quella dell'arrotolarsi, arrotolarsi, proprio come un volume della Torah che viene arrotolato, arrotolato di nuovo dopo la proclamazione e consegnato all'inserviente perché lo riponga nel prezioso armadio della Torah, l'Aron, così si chiama nella tradizione ebraica. E lì questo rotolo può venire custodito e protetto. Viene subito alla mente, è ovvio, quella bellissima scena che Luca ci descrive nel suo capitolo 4, 16-20, in cui è Gesù in persona a compiere questo gesto, che è un rito di amore, di rivelazione. Anche se in realtà Luca in questo brano del suo Vangelo non usa lo stesso verbo che usa invece negli Atti, però al di là di un senso grammaticale si può scorgere un senso spirituale, una verità su noi stessi, perché se ricordiamo la parola nel Salmo 39 ci dice così: sul rotolo del libro su di me è scritto di noi su quel rotolo della Torah. E allora teniamo proprio davanti agli occhi, teniamo fisso nel cuore questa immagine, il rotolo prezioso e santo della parola di Dio che è preso tra le mani del Verbo, che viene letto, viene annunciato, viene proclamato nella sinagoga, cioè nell'assemblea dei fratelli e delle sorelle, e che viene interpretato da Cristo, il Signore della nostra vita, e che poi questo rotolo viene riconsegnato all'inserviente, viene riconsegnato alla Chiesa, al Carmelo. Rileggiamo così la nostra storia, quella vicenda curata con amore da Dio, dal Signore che ci ha scelti, ci ha chiamati, ci ha posti in questo percorso spirituale di crescita che ci è offerto dal Carmelo. Ecco, però è importante ricordare il verbo che gli Atti ci fanno presente, che i discepoli ritornarono, perché appunto questo viaggio che noi vogliamo individuare è un viaggio di crescita, ma anche un viaggio di conversione, cioè di ritorno,
è la direzione del cammino che il Signore ci indica, ci porta, abbiamo letto prima, dal Monte degli Ulivi a Gerusalemme. Non penso sia un caso che nella scrittura tantissime volte proprio il verbo ritornare è collegato all'immagine di Gerusalemme. Si ritorna verso Gerusalemme. Se vi può essere utile, cito alcuni passi, ma solo alcuni fra i tanti. Luca, per esempio, 24:33, poi 52, o ancora negli Atti, 8:25, 12:25, 13:13, 22:17, però cioè, è inutile dilungarsi. L'importante è tenere presente questo. Si ritorna verso Gerusalemme, cioè la meta è ben disegnata, è ben delineata, è chiara, non ci si può sbagliare. Il Signore ci chiama a tornare a Gerusalemme. E questo, cioè, per noi è stupendo, perché richiama tutta quella grande e bellissima tematica spirituale della peregrinatio gerusalemmitana, cioè il cammino di ritorno verso a Gerusalemme, quel cammino che non è solo semplicemente un fenomeno sociale legato appunto ai tempi della crociata, il momento storico in cui il nostro ordine è nato, ma ovviamente è un cammino spirituale molto forte. Il vero ritorno a Gerusalemme è un ritorno vitale, esistenziale per noi, a questo dobbiamo pensare. Ed è un ritorno esistenziale appunto in questo continuo tentativo, giorno dopo giorno, di metterci in gioco, di lasciarci coinvolgere per realizzare insieme, per cercare di concretizzare insieme quel modello che la prima comunità cristiana di Gerusalemme ci ha offerto. Che fate sul monte? Siamo figli d'Elia profeta, le pendici del Carmelo che l'accolsero qua giù, son per noi una dimora silenziosa e stabile, son per noi una dimora calorosa e semplice. Al mondo noi non chiediamo di primo piano, né denaro né potere, ma soltanto libertà, né denaro né potere, ma soltanto l'umiltà. Fiorire davanti al Signore, vegliando sui passi dell'uomo, tra le pie del Carmelo, senza spesa né compenso, per guadagno l'universo, per salario la virtù, per guadagno l'universo, per salario la virtù. E questo capiamo quanto sia fondamentale per noi, perché sappiamo da tutto lo studio che è stato fatto sulla nostra Vitae Formula che proprio alla base, a fondamento di questo testo normativo, ma non è solo un testo normativo, lo sappiamo, la nostra Vitae Formula è un testo di vita, un testo tanto aperto quanto è aperta un'esistenza, quanto è aperta ogni esperienza di vita. Alla base, a fondamento di questo testo, Alberto ha voluto porre, almeno così ci stanno aiutando a capire gli studiosi in questi ultimi anni, ha posto questo modello, questo disegno della fraternità. I chiamati nel Carmelo sono chiamati per cercare Cristo insieme e insieme per ricreare questo modello della prima comunità credente che a Gerusalemme si è riunita, è nata e ha cominciato a crescere e ha cominciato anche a dare frutti, a dare vita nuova, una vita che cioè, è cresciuta
come a dismisura e ha raggiunto ogni luogo della terra. Sappiamo che il Carmelo oggi si trova sparso in tutti i continenti e continua a crescere nonostante la fatica della vita di oggi, ma la vita del Carmelo, proprio in questa spinta di fraternità, di comunione, di comunità, è più forte della fatica di vivere di oggi. Da questo primo accenno, questo primo versetto degli Atti che abbiamo letto, con questi suggerimenti, il ritorno, il mettersi in viaggio, Gerusalemme, il sabato, lo Shabbat che è il Signore stesso, la via che è Gesù stesso, cioè solo da questi primi accenni riceviamo una forza, un entusiasmo, una speranza nuova per veramente cominciare anche noi questo percorso. C'è vento, trema il monte, ma non sei tu, Signore, la scossa sgretola il muro, senza di te non sono nessuno, nessuno. Cerco nel cielo lo squarcio che s'apre, da questa mia cella un segno. Speranza, c'è un lampo, un gran fuoco di guerra, ti penso inchiodato alla croce, nell'ultimo fiato d'amore e perdono, un soffio di vento sottile, benvenuto mio Signore, non passare oltre, senza fermarti da me. Cosa fai qui, piccolo cuore? Sono pieno d'amore per te, ma sono solo e non sono nessuno. Abbi fede, non avere paura, ecco qui un bagaglio adatto a te per l'avventura. Le vie della vita, avvolgi fianchi di purezza, indossa verità e giustizia, difendi il cuore con la fede e la speranza, coltiva in te pensieri buoni, raccogli i frutti dell'amore e tutto quello che solo coraggio, io sarò con te. Mi
lasciarci mettere in movimento, partire. E c'è una cosa bellissima in questi testi degli Atti. Provando a recuperare il contesto nel quale, oltre a questo primo versetto che abbiamo visto, Atti 1:12-14, appunto considerando gli altri due sommari dove viene descritta la vita della prima comunità, ci accorgiamo che sembra che Luca abbia avuto un intento particolare e preciso, cioè di racchiudere questi testi dentro la cornice di una scena, di un'immagine, di un simbolo sconvolgente, che è il simbolo dello storpio guarito. Pietro e Giovanni sono stati incarcerati, sono rimasti in prigione per una notte perché annunciavano Cristo, poi vengono liberati, vengono interrogati e loro danno ragione dell'annuncio che continuavano a diffondere a Gerusalemme. E liberati ritornano dalla comunità e nel racconto che loro fanno dell'esperienza che hanno vissuta succede una cosa bellissima, una effusione di Spirito Santo. Lo Spirito si fa sentire, il luogo dove sono radunati trema per questa forza di vita che sta contagiando questi fratelli, queste sorelle. E però appunto vediamo che questi episodi, questo racconto si inserisce nel contesto di questa guarigione dello storpio alla porta bella del Tempio. Di questa figura che il testo degli Atti ci dice: lo storpio salta in piedi, balza in piedi e comincia quasi una danza, e inizia appunto il suo cammino. Però è molto importante fermarci e considerare che il termine corrispettivo ebraico del termine storpio viene dalla stessa radice della parola Pasqua, Pesach. Sappiamo che Pasqua esprime il passare oltre, l'attraversare, il saltare. Lo storpio quindi compare sulla scena per dirci questo, per suggerirci questa posizione vitale, esistenziale. Appunto ci rivela la nostra chiamata ad alzarci, a partire, a compiere tutti gli attraversamenti, tutti i passaggi necessari. E questo è il contrario di zoppicare o saltare di qua e di là, come dice Elia al popolo: ma fino a quando voi continuerete a saltare di qua e di là? 1 Re 18:21. Alla fonte che limpida scorre, fino al fuoco d'Elia profeta, per la perla che vale la pena. E siamo sempre persone da fuoco, cavalieri ormai senza armatura, ma a servizio di nostro Signore si fa chiara la notte più scura. Così tutto ha senso e ragione, ci stringiamo intorno a Gesù, che a dispetto di eroi e sapienti, di piccoli e poveri chiama quassù. Che a dispetto di eroi e sapienti, di piccoli e poveri chiama quassù.
fondo non troverete la via giusta, non individuerete l'obiettivo, non camminerete con lo sguardo puntato al centro. Perché appunto il balzare in piedi, l'attraversare, il compiere ascensioni, poi vedremo immediatamente questo tema della salita, è il contrario dello zoppicare, del saltare di qua e di là. Allora è importante che teniamo fissa nel cuore anche questa ulteriore immagine, lo zoppo che viene guarito davanti alla porta bella del Tempio. Perché nella descrizione che gli Atti degli Apostoli ci offrono della prima comunità di Gerusalemme, troviamo degli elementi molto importanti, molto noti, appunto la preghiera insieme, lo spezzare il pane, la condivisione dei beni. Io vorrei fermarmi innanzitutto su un tema che mi sembra molto importante, perché ci aiuta a recuperare ancora di più la via maestra per noi, che è la via del cuore, perché il Carmelo cammina sempre nelle vie del cuore, nelle vie che vanno in profondità, cioè tutta la nostra tradizione spirituale e mistica ci indica questa direzione, la via del cuore. Ma dov'è la via del cuore per noi? Allora, gli Atti ci dicono, 1.13, che i discepoli tornati a Gerusalemme, entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. È bellissimo perché qui Luca chiama i discepoli uno per nome e dice appunto che loro in questa stanza al piano superiore erano soliti riunirsi, erano alla lettera rimanenti, questo verbo rimanere che fa parte del nostro tesoro spirituale. Però è importante anche sottolineare ed evidenziare la posizione. Loro vivevano, rimanevano nella stanza al piano superiore. E anche qui zampillano tanti rimandi biblici, tanti ricordi per noi così familiari. Il profeta Elia, presso la vedova di Sarepta, abitava nella stanza al piano superiore, 1 Re 17:19, e lo stesso vale per il profeta Eliseo, anche lui, ospite della Sunammita, abitava in una stanza costruita apposta per lui al piano superiore della casa, 2 Re 4:10-11. Il testo ebraico che sono andata a vedere chiama questa stanza con un sostantivo che deriva dal verbo salire, appunto, la stanza al piano superiore, la stanza verso la quale si sale, ma anche la stanza dalla quale, a partire dalla quale si sale. E provando a fare una piccola ricerca su questa immagine della stanza collegata al verbo salire, ci accorgiamo di quanta ricchezza emerge da questa realtà spirituale. Si sale in questa stanza per pregare, Daniele 6:11. Si sale in questa stanza per piangere nel segreto, per piangere nella intimità del cuore, 2 Samuele 19:1. Si sale per spezzare il pane dell'Eucaristia, qui torniamo in Atti 20:7-12. Si sale in questa stanza per portare vita. Fino a questo punto, questa stanza al piano superiore ha capacità di generare, di far crescere, di illuminare. Se ricordiamo, è proprio in essa che Elia ridona la vita al figlio della vedova e lo stesso Eliseo ridona la vita al figlio morto della Sunammita. È importante mettere a fuoco tutti questi passaggi della Scrittura, perché questo lavoro, questa ruminazione di tutti questi testi ci può aiutare anche noi a compiere questo percorso, questa salita, salire, entrare, rimanere in questa stanza, nella nostra stanza al piano superiore. Per noi monache ovviamente il rimando è immediato alla cella in cui noi abitiamo nel monastero, però ogni carmelitano,
Ogni carmelitana ha in dotazione, ha in dono una stanza al piano superiore, la stanza del cuore, che niente, nessuna situazione, nessuna confusione del mondo, nessun affanno, nessuno stress può toglierci questa cella. È un luogo intimo, segreto, è un luogo sigillato col segno della presenza del Signore. Nel momento in cui Lui dona a un fratello, a una sorella, la chiamata per il Carmelo, dona anche questo, è un dono nuziale, possiamo dire, un dono di fidanzamento, è il dono dell'amicizia, il dono della cella del cuore. E il Signore ci dà la chiave per entrare, per ritornare continuamente in questo luogo che è un luogo inviolabile. Certo, sta a noi frequentarla, sta a noi entrarci, sta a noi anche accogliere la fatica del salire in questa stanza al piano superiore. Per chiedere anche l'intercessione delle nostre sorelle per il nostro cammino, per la nostra comunità, per il nostro monastero, perché possiamo continuare questo cammino di crescita nella fede, di ricerca del Signore. Chiediamo al Signore di benedire questo momento di preghiera nella gioia, nel dono della sua risurrezione. Annunciamo, è risorto il Salvatore. Alleluia, celebriamo la vittoria del Signore. Exulte iam angelica turba cielo. Exulte divina mysteria, el protantire. Tanti illuminis adornata fulgore.
ed è importante. È importante sottolineare, evidenziare un elemento. In questa stanza al piano superiore, che è la stanza del cuore, sì, però noi non siamo chiamati a vivere un'intimità chiusa, una solitudine sterile. Ci chiudiamo lì e non ne vogliamo più sapere di niente, di nessuno. Non è così. Abbiamo visto dalla scrittura che questa stanza è un luogo di risurrezione, è un luogo di vita implorata e condivisa. Cioè, noi entriamo lì, viviamo lì la nostra preghiera, il nostro incontro con il Signore per generare vita, per portare vita ai fratelli e alle sorelle che incontriamo nelle loro situazioni. Un altro elemento che vorrei richiamare insieme a questo della stanza superiore è dato dal verbo essere perseveranti, che ritorna più volte in questi testi dei primi capitoli degli Atti, Atti 1,14, poi 2,42, poi 2,46. Erano perseveranti, proskarterundes, dice il testo greco. È bello notare che usa un participio, quindi è un'azione che continua, non è un'azione di un attimo e poi ci si ferma, un'azione che continua giorno dopo giorno. E dentro questa radice verbale troviamo l'aggettivo carteros, che significa forte. Carteros poi è metatesi di kratos, che vuol dire forza, vigore, potenza. Quindi questa perseveranza che caratterizza la prima comunità dei fratelli, delle sorelle in Cristo a Gerusalemme esprime qualcosa di totalizzante, di assoluto. Questi testi, con il ripetersi di questo verbo, vogliono suggerirci che in loro, in questi fratelli, in queste sorelle, c'era un qualcosa appunto di assoluto, cioè tutto di loro era preso da questa esperienza. C'era in loro un'ostinazione, una tenacia, un amore, possiamo dire, che faceva ardere tutta la loro persona. E questa tenacia, questa passione, si articolava, cioè era presa attorno a una realtà ben precisa, la realtà della preghiera. Fiore del Carmelo, dolcissima Signora, a te oggi si inchina quest'umile eremita. Vite generosa, carica di fiori, nettare rugiada per noi piccole api. Madre della mitezza, veglia sui nostri passi, sciogli ogni incertezza al fuoco dei tuoi consigli. C'è un versetto molto bello che ci offre questo verbo perseverare, che ci aiuta ad andare ancora un pochino più in profondità. Si trova nella lettera agli Ebrei 11:27 e dice così: Mosè rimase saldo, e qui usa il verbo cartereo che abbiamo visto prima, rimase saldo, cioè perseverava come se vedesse l'invisibile. E questo vale anche per noi. Certo, vale per noi monache, che siamo continuamente chiamate a vedere ciò che non si vede, al di là delle mura del monastero, al di là della grata, al di là della cella, al di là della nostra realtà, forse piccola, forse ristretta, ma siamo chiamate sempre a vedere oltre. Ma questo vale per ogni membro della nostra famiglia carmelitana, in qualunque situazione, in qualunque stato di vita viva questa chiamata del Carmelo. Cioè, siamo chiamati, rimanendo saldi nelle nostre posizioni, nella nostra fede, nella nostra conoscenza del Signore, a vedere al di là, cioè a puntare il nostro sguardo al di là delle situazioni così come ci si presentano, perché al di là c'è uno spettacolo, c'è qualcosa da contemplare che è diverso da quello che si vede solo così alla superficie.
La nostra esperienza di preghiera, la nostra esperienza di incontro col Cristo deve insegnarci, deve portarci a questo sguardo, uno sguardo poi da trasmettere. È per questo che il Signore dice: gli occhi tuoi sono come colombe su ruscelli d'acqua. Cioè, noi sul Monte Carmelo siamo posti presso questa sorgente, questa fonte di Elia, una fonte che non è mai secca, una fonte zampillante, che saltella come lo zoppo che abbiamo visto prima, perché da questa fonte noi riceviamo il vigore, riceviamo l'ardore per guardare oltre, guardare al di là, guardare oltre la notte, spalancare orizzonti di luce anche per tanti fratelli e sorelle che non vedono altro che buio. Cioè, questa è la nostra missione, a noi è affidato questo. Allora, a questo punto, per raccogliere questa ricchezza che ci travolge quasi, proviamo a fare riferimento al Salmo 1 e al Salmo 133 per raccogliere alcune immagini che possono aiutarci. Il Salmo 1, dicevamo prima, ci offre questo verbo bellissimo, meditare. L'ebraico dice haga. E questo verbo, appunto, nei significati della sua radice ebraica, esprime da una parte il ruggire del leone che trattiene la sua preda, quindi questo tema di forza che abbiamo già visto anche prima, ma anche accanto al ruggito del leone il tubare della colomba. Cioè, il meditare è come il tubare della colomba in amore. Isaia usa questo stesso verbo 38:14 e 59:11. Ci accorgiamo che è legato appunto a questo tubare della colomba. Allora, i fratelli eremiti sul Monte Carmelo, come ognuno di noi, ogni fratello e sorella che percorre la via del Carmelo oggi, portano scritta in sé questa parola di vita, cioè portano i segni in sé di questa meditazione. La meditazione che è come il tubare di una colomba in amore, come il ruggire di un leone che tiene stretta la preda. La preda è il Signore stesso, è la sua parola, che non dobbiamo lasciarci strappare. Quindi una meditazione contemplativa che ha uno sguardo aperto, uno sguardo dagli orizzonti ampi, orizzonti accoglienti, orizzonti che ci fanno desiderare di generare sempre vita nuova, mai di chiuderci, mai di chiuderci. E poi il Salmo 133 invece. Com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme. Ascoltiamo questi termini. Fratelli, vivano, cioè dimorare, che è lo stesso verbo rimanere, abitare, insieme. Cioè, traduciamo alla lettera questa espressione ebraica, nell'uno, nell'unità. Penso che non ci sia bisogno di sottolineare ulteriormente, aggiungere altre parole a queste parole già così ricche, così chiare, limpide. Sono parole infuocate, perché le sentiamo anche riecheggiare lungo tutto il testo della Vitae Formula. Quante volte ritorna il termine fratelli, i fratelli, quei primi fratelli che sono i nostri fratelli, e dalla loro vita è generata la nostra vita di fratelli e di sorelle. È lì che dobbiamo andare ad attingere. E nel Salmo tutta questa realtà viene condensata in una doppia immagine: l'immagine dell'olio e l'immagine della rugiada, come olio che scende sulla barba di Aronne, sulle sue vesti, è come rugiada che scende sul monte Ermo. L'olio in questo contesto, proprio legato alla figura del sacerdote Aronne, esprime appunto il dono della profezia, il dono del sacerdozio. Sacerdozio e profezia della preghiera, dell'intercessione. Sacerdozio e profezia consegnati anche a noi carmelitani e carmelitane, non dobbiamo mai dimenticarcelo. Cioè, la nostra vocazione al Carmelo contiene questi tesori, contiene queste possibilità che noi dobbiamo sviluppare. Ci è stata affidata la profezia e il sacerdozio.
Ogni mattina, ogni nuovo giorno, noi riceviamo questo dono da vivere e da condividere. E la rugiada, questa immagine così carica di speranza, perché la rugiada sopravvive alla notte. La rugiada annuncia il mattino, annuncia un'alba nuova. Con le mie sorelle della Federazione dei Nostri Monasteri, così commentando questo stesso testo, dicevo: ma siamo noi spose di Cristo, la rugiada del mondo. Sì, è vero, però penso che non sia osare troppo dire che anche ogni carmelitano, ogni carmelitana sparso in qualunque punto del mondo, in qualunque fraternità laicale, anche nel paesino più sperduto del sud, non importa dove, non importa come, ma ogni sorella, ogni fratello nel Carmelo è questa rugiada del mondo. Quella cosa importante veramente è vivere con consapevolezza, con gioia, con entusiasmo il dono di questa profezia. Siamo figli di profeti, sì, la profezia della rugiada. Noi annunciamo la speranza che sta nascendo ogni giorno, un giorno nuovo in Cristo. È per questo che il Signore dice anche a noi: ma tu sei così bella mia sposa, e parla a ognuno di noi, alla vita di ognuno di noi, dice, ripete queste parole. Aprimi, sorella mia, amica mia, mia colomba, il cui sguardo appunto è come ruscelli di acqua, è come colomba. Aprimi, perché il mio capo è madido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Aprimi, o tu che stai nelle fenditure della roccia, aprimi tu che stai sul Monte Carmelo come fratello e come sorella. Carmelo, incenso che sale, sorriso, ginestre, ginepro, il cedro, il fico e l'olivo, Elia e il suo fuoco, monte profeta e amico, soffio leggero tra la pioggia e l'arcobaleno. Sguardo che scende profondo, bellezze d'incanto, sei il giardino in mezzo al deserto, sei il pane che cuoce nel forno, non sei ricco d'argento né d'oro, ma è il tuo tesoro, il sospiro, il canto, il dono, la finestra aperta sul cielo. Carmelo, attesa e lieve sospiro, ferite d'unguento, il chicco, la spiga, il frumento, e quei primi fratelli, ignoti e celati alla storia, non sono persi, ma vivi in una regola sola. Sei la fonte, il torrente, il mare, in poche sagge parole, un ritratto antico e fedele che ti mostra umile e lieve. Tu sei il soffice nido e riparo, il coraggio del volo, per l'aquila e per il gabbiano, per il passero e per l'usignolo. Vasetto spezzato e profumo, la perla e il tesoro hai per me che non sono nessuno, e per chi ha perso tutto laggiù tra il mondo e il deserto, per chi è salito piangendo ora vive in ossequio di Cristo. Cielo dentro una cella.
senza confronto, sei il viaggio nel centro del mondo. Monte Carmelo, giardino fiorito e gentile, sei molto di più di quanto si possa cantare.